Ciao, sono Lorenzo e bentornati su Mi Offro Io. Con questo video volevo un po' riapparire qui su YouTube, visto che il mio ultimo video penso risalga circa 2 o 3 mesi fa, e volevo quindi darvi qualche aggiornamento su quello che sto facendo nella mia vita, in particolare nel mio dottorato in fisica, che appunto sapete sto facendo a Zurigo. In questi ultimi mesi in particolare sono stato un po' impegnato dal punto di vista lavorativo, vorrei dire, sia per le nuove misure che stiamo facendo, ma anche perché ho avuto la grandissima opportunità di andare negli Stati Uniti, a Boston, ad Harvard in particolare, insieme ad una mia collega, per presentare parte del nostro lavoro e fare qualche discussione con i fisici teorici che lavorano lì e che collaborano con noi. Sono anche però riuscito qui a Zurigo a correre la mia prima mezza maratona. Stato molto contento, ho visto finalmente accettato l'articolo scientifico che abbiamo scritto in questi 2 anni e che conteneva tutto il lavoro che ho fatto durante la tesi magistrale, e sicuramente ho voglia di parlarvene in un video che farò apposta per raccontarvi il risultato che siamo riusciti ad ottenere e cercare anche un po' di spiegarlo in parole semplici. E poi ovviamente durante questo semestre, ma così come in quello scorso, ve ne avevo accennato in un video qualche tempo fa, ho continuato a insegnare, a fare queste classi di esercitazione per gli studenti, le studentesse più giovani. In particolare questo semestre ho avuto modo di focalizzarmi sul corso di Quantum Electronics o elettronica quantistica. In particolare però so che alcuni di voi erano interessati, perché me l'avete fatto sapere nei commenti, di sapere in che cosa consista il lavoro quotidiano da fisico sperimentale, o almeno da aspirante tale, e anche che cosa stia facendo proprio di concreto in questi mesi, in questi anni di dottorato. E quale occasione migliore per parlarne se non quella di prendersi un po' più tempo, più rilassato, e parlarne all'interno di un podcast che in realtà è stato girato o registrato, adesso non so, parlando di video mi viene girato, ma è stato registrato qualche mese fa, a novembre se mi ricordo bene, a Milano, insieme con Irene Di Liberto, che è una artista freelancer che mi invitò a suo tempo a confrontarci sulla solita dicotomia, sulla solita opposizione tra arte e scienza, che in realtà, come abbiamo scoperto dialogando insieme, non è così tanto opposizione. Sono dimensioni dell'umano che possono benissimo convivere insieme. In particolare il tema di questo podcast verteva proprio sul tema della Biennale di Architettura di Venezia di quest'anno, 2023 appunto, che si intitola Il Laboratorio del Futuro. E quindi lei a suo tempo mi invitò, perché pensò, beh, il laboratorio è il posto in cui io passo la maggior parte del mio tempo ormai, e quindi parlare di laboratorio è diventato anche un modo di parlare di quello che faccio, di che cosa significhi fare la fisica sperimentale, fare ricerca. Ed è una ricerca che anche come termine, il termine ricerca stessa, si riscontra anche in molti altri ambiti dell'umano, dell'agire umano, e quindi è stato estremamente interessante anche per me capire il suo punto di vista. Quindi se doveste essere interessati a sapere quello che faccio in questi ultimi tempi, a sapere un po' che cosa significhi mettere le mani sulla ricerca sperimentale scientifica, ma anche artistica, o magari siete interessati al tema della Biennale di Architettura, perché avete voglia di andarci, magari avete cose da fare, non lo so, sistemare la stanza, sistemare la casa, e non avete niente da ascoltare, beh, vi consiglio il podcast che abbiamo registrato insieme, vi lascio tutti i link qui sotto, in descrizione, ovunque, anche sui social li trovate, e ovviamente la ringrazio per avermi invitato, avermi dato questa splendida opportunità. Abbiamo anche registrato un video, in realtà insieme, a Milano, e l'ho montato un attimo, è un pochino sfocato, mi ricordo che era prima che comprassi questa nuova fotocamera, quindi non avevo ancora il fuoco manuale, aveva ancora il fuoco manuale, non ancora il fuoco automatico, quindi sì, però c'è questo breve video in cui abbiamo dialogato un minimo per introdurre proprio il tema del podcast, ed è quello a cui vi lascio tra poco. Mi vedrete con i capelli un po' più lunghi perché appunto è di qualche mese fa. Oggi, come potete vedere, non sono da solo, e il motivo è che sono a Milano perché ho avuto la splendida opportunità di partecipare al podcast di Irene Di Liberto, che è qui con me, che è freelancer, creativa e direttrice artistica, nonché host del podcast Provocarti, che potete trovare su tutte le principali piattaforme di podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ovviamente vi lascio tutti i link in descrizione. E abbiamo avuto modo di fare una chiacchierata estremamente interessante, a mio parere, è stata anche la mia prima volta in un podcast, e quindi ci tenevo a fare un video in merito proprio per dirvi andatela a ascoltare. Volevo lasciare un attimo la parola ad Irene per chiederle come fosse nata l'idea del podcast e anche il motivo, il tema di cui abbiamo discusso, che è il tema del il concetto di laboratorio. Esatto, allora intanto ciao, grazie per avermi qua con te, insomma, ospite del tuo canale.
Esatto, appunto, io ho una formazione artistica, ho fatto l'Accademia per 5 anni, appunto già come hai detto tu mi occupo sia di arte che di progettazione, e il podcast è nato 2 anni fa, nel 2020, con l'idea di voler comunicare un po', secondo me con i tuoi stessi motivi, di voler raccontare a qualcun altro che cos'è l'arte, partendo anche dall'arte contemporanea, che di solito è quella un po' più complessa da approcciare, spesso per chi non è dell'ambito, e voler raccontare un po' quelle che erano le mie passioni, quello che mi piaceva, quello che studiavo anche in accademia e che mi aveva affascinato in qualche modo, volevo portarlo anche a qualcun altro, perché secondo me raccontare l'arte contemporanea, comunque l'arte, avvicinandosi ad essa, partendo da un qualcosa di concreto, che è quotidiano a noi, quindi pensando a quello che noi viviamo tutti i giorni, è la cosa migliore per approcciarsi a quello che è l'arte. E abbiamo appunto scelto di parlare del tema della Biennale di Architettura di Venezia, che si terrà l'anno prossimo, che ha proprio come titolo Il Laboratorio del Futuro. In realtà il titolo si riferisce più espressamente, più nello specifico, al continente africano, continente che noi da europei, con questo sguardo un po' eurocentrico, tendiamo un po' a sminuire, senza ricordarci che in realtà ci sono persone e menti eccezionali pure lì. Ci siamo più soffermati in realtà sul concetto di laboratorio come posto in cui si possa esprimere la propria manualità, ed è questo stato un po' il punto di incontro che esatto. Ci ha fin dall'inizio portato a mettere un po' a confronto quello che è il laboratorio scientifico e il laboratorio artistico. Sì, esatto, diciamo che parlare di laboratorio oggi vuol dire entrare in un mondo molto articolato, molto complesso, e ci piaceva l'idea di parlarne da due apparentemente ambiti diversi, perché in realtà anche appunto Lorenzo, che fa fisica, è molto nel laboratorio, ma so che ne ha parlato anche in altri episodi, e noi ovviamente dell'ambito artistico creativo siamo spesso in laboratorio proprio perché usiamo le mani quasi tutti i giorni, poi chi più chi meno in base alla strumentazione che si usa, però sì, insomma il laboratorio è quel posto in cui si fa ricerca, che poi è stata una delle parole che abbiamo ripetuto più spesso durante l'episodio insieme. Sostanzialmente questo è un video per dirvi: andate ad ascoltare il podcast, andate ad ascoltare le altre puntate di Provocarti, che potete trovare su tutte le piattaforme, dicevo, trovate tutto in descrizione. Io ringrazio Irene. Grazie. Ovviamente e ringrazio voi come al solito per avermi seguito, per averci seguito, e ci vediamo al prossimo video.